Siamo tutti? Allora mettetevi tutti per benino a sedere, là in fondo per favore, seduti. Siamo tutti? Manca qualcheduno? Oh, eccolo. Allora, vogliamo iniziare per favore? Non è che posso stare qua a giornate. Oh, bene, ora che siete tutti lì bellini davanti al computer o al telefonino, questo video è esattamente per te. Lo sai che è per te, sai benissimo di chi sto parlando. Sto parlando di quelle persone, tra cui molto probabilmente ci sarai anche te, che diciamo non sono molto motivate nel fare sport, hanno bisogno di un po' di motivazione. Allora, io devo essere sincero, non è che ho sempre voglia di andare in bicicletta, non è che ho sempre voglia di andare a correre, anzi la corsa, dei tre sport che faccio, per poi poter fare una gara di triathlon, la corsa è quello che, lo posso dire in francese, è quello che mi fa cagare più di tutti, però la faccio. Il nuoto è quello che mi piace più di tutti, ma a volte non ho voglia perché è noioso. Non sempre ho voglia di andare in bicicletta, non sempre ho voglia di allenarmi. Quindi dove la trovo la motivazione? La motivazione, ragazzi, la si trova nella cosa più semplice, nella cosa che facciamo tutti i giorni ma che diamo per scontata. Noi su questa terra ci stiamo una volta sola, abbiamo una sola occasione, non ne avremo mai più. Quando facciamo le corna arriveranno la fine dei nostri giorni, a quel punto la voglia e il tempo di andare in bicicletta o di correre o di nuotare non ci sarà più. Quindi dov'è che trovo la motivazione? Io quando non ho voglia di fare qualcosa dico, va bene, se io sto sul divano, se io mi guardo la televisione, se io dormo, se io poltrisco, perdo un'occasione che non si ripeterà mai più, perché indietro, ahimè, non si può andare. Non lo posso fare io e credo, ma ho un ragionevole sospetto, non potete farlo nemmeno voi. Quindi ogni volta che voi, maledetta zanzara, ogni volta che voi rinunciate ad andare in bicicletta, ad andare a correre, ad andare in piscina, perdete un'occasione per stare bene, per allenarvi, per fare qualsiasi cosa. Quindi se qualcuno mi chiede, te Davide, dove trovi la motivazione, la trovo in questo concetto, nel concetto che noi siamo di passaggio in questa vita, abbiamo preso in eredità questo mondo, dobbiamo cercare di consegnarlo nel migliore dei modi possibili alle nuove generazioni e abbiamo solo un'occasione. Per alcuni è un'occasione lunga, buon per loro, per altri, purtroppo, e mi dispiace tantissimo, è un'occasione piccola. Quando io non ho voglia di andare in bicicletta, e qui sono serio, penso a tutti quei miei amici che purtroppo non ci sono più e che purtroppo non hanno più occasioni di andare in bicicletta, non hanno più occasioni di pedalare all'aria aperta, di trovare nuove strade, di divertirsi. Quindi io dico, mi riposerò, oggi vado in bicicletta, mi riposerò quando sarò un metro e mezzo sottoterra. Non vuole essere un video triste questo, vuole essere un video motivazionale, vuole essere un video che vuole aiutare tutti coloro che hanno bisogno di nuovi stimoli. Siccome ve l'avevo promesso che avrei fatto video per motivare tutte quelle persone che vorrebbero fare sport ma che non trovano la scintilla per alzarsi dal divano e partire, bene, io ho voluto darvi il mio modestissimo e probabilmente anche sbagliato punto di vista, nel senso che ogni occasione che vi lasciate alle spalle è un'occasione persa. Vale per la vita, vale per il lavoro, vale per l'amore, vale per i rapporti sociali, ma vale anche per lo sport. Ogni volta che voi state sul divano rinunciate a un qualcosa che non tornerà più indietro. Ecco una macchina, vai piano che mi svernici. Non è andata piano e mi tocca fare un aerosol di polvere. Vabbè, a parte la polvere, ogni qualvolta voi rinunciate o ogni qualvolta la vostra pigrizia prende il sopravvento, voi perdete un'occasione e quell'occasione non si ripeterà più. Quindi ragazzi, morale sempre alto, cercate la motivazione anche in queste piccole cose, c'è chi la trova nell'aria aperta, c'è chi la trova nello scoprire posti nuovi, io la trovo in questo concetto, è una filosofia di vita la mia, più che uno stimolo, cioè fare tutto quello che posso fare in questa vita. Voglio andare in bicicletta? Se non nuoce a nessuno, se non faccio incazzare la moglie, vado in bicicletta, perché poi quell'occasione magari domani non mi si ripeterà più.
Quindi ragazzi, basta pipponi, non voglio fare più pipponi metafisici, potete alzarvi, là c'è l'uscita, rimettete a posto le sedie, noi ci vediamo al prossimo video e fate sport, divertitevi, perché poi, non mi fate dire nient'altro. Ciao ragazzi e alla prossima, buon allenamento!